Marco, una grande vittoria di Voglia quando sembrava che, insomma, il pareggio al Notaresco potesse tutto sommato anche andare bene. Sì, sinceramente oggi non abbiamo fatto una grossa partita, ma ci poteva stare anche perché oggi avevamo tante defezioni, tra squalificati e infortunati. Eravamo un po', diciamo, un po' ristretti a livello di rosa, però questa è stata la vittoria del gruppo che è stato lì, si è messo lì umilmente. Come hai detto tu, io a un certo punto noi cercavamo il pareggio perché le gambe non andavano. Loro sinceramente non spingevano più come hanno spinto per quasi tutta la partita e fortunatamente davanti noi abbiamo giocatori di qualità che ci possono risolvere la partita da un momento all'altro e abbiamo vinto una grossa partita. Tu hai giocato ben altre categorie, però questo, rapportato alla Serie D, è forse uno dei momenti più esaltanti della tua carriera. 9 vittorie hai mai fatte. No, 9 vittorie no, io ero arrivato con la Nocerina in C1 a, non mi ricordo se 7 o 8. Diciamo che oggi ho fatto il mio record personale, no? Ma è, sinceramente dentro lo spogliatoio non ci crediamo neanche noi quello che stiamo facendo. Stiamo facendo una cosa straordinaria perché non ci nascondiamo che all'inizio dell'anno l'obiettivo era talmente diverso. Però adesso ci dobbiamo godere questo momento perché vedi un po', ci gira anche un po' a favore anche l'episodio e noi siamo bravi a prenderci questo episodio. Ad attaccare questo momento e a non subirlo. E spero che questo momento continui più a lungo possibile. E sappiamo che domenica andiamo a affrontare una squadra che nelle ultime partite si è ripresa, secondo me è una delle squadre più forti del campionato, però andiamo lì con la nostra consapevolezza di stare bene sia fisicamente che mentalmente e ci andiamo a giocare ad armi pari, poi il risultato è una conseguenza. Ci racconti che cosa hai pensato al gol di Gaetani? È stata una sensazione bellissima, è stata una sensazione bellissima perché, come ho detto prima, è stata una partita che dove sinceramente la vittoria non la meritavamo.